I cervi del Nord America stanno morendo per causa di una misteriosa malattia che distrugge il loro sistema nervoso e gli scienziati temono che l'infezione possa contagiare anche noi umani. Il termine zombie ha origini haitiane ed è strettamente legato ai famosi riti voodoo. Letteralmente tradotto in spirito o divinità, il voodoo è una religione afroamericana tra le più antiche del mondo e, secondo questa tradizione, mediante specifici riti, alcuni potenti stregoni sarebbero in grado di riportare alla vita i morti, dando così origine ai terrificanti zombie. Ma mettiamo da parte le credenze religiose e i film, documentari, perché in questo video parleremo di un caso che ha sconvolto il mondo scientifico e non solo. E i protagonisti sono una delle specie animali più belle e affascinanti, i cervi. La malattia dei cervi zombie fu osservata per la prima volta nel lontano 1967 a Fort Collins, in Colorado, e da allora ha infettato mandrie selvatiche in almeno 24 stati americani, in Canada, in Corea del Sud e in Norvegia, per poi essere dimenticata. A partire da gennaio del 2019, però, sono giunte centinaia di segnalazioni di cervi affetti da questa strana malattia. Negli ultimi mesi sono stati condotti molti studi per studiarla e capire di cosa si trattasse, e a quanto pare la malattia dei cervi zombie si diffonde da animale ad animale attraverso i pironi, agenti infettivi non convenzionali di natura proteica. Si tratta di un isomero conformazionale di una glicoproteina normalmente espressa. Essendo una glicoproteina, quindi, non si tratta né di un virus né di un microorganismo. Le malattie responsabili dei pironi tendono a danneggiare il sistema nervoso di alcune specie, ma possono evolversi e contaminare anche le altre. Il contatto diretto non è l'unico modo per cui la malattia si diffonde. Infatti, le carcasse di animali malati possono essere potenziali vettori di pironi attraverso le piante e il suolo. Un animale infetto può vivere 2 anni in piena salute, prima che i primi sintomi, come salivazione abbondante, aumento dell'appetito, ipertrofie diffuse, occhi gonfi e aggressività, si manifestino. Tutto ebbe origine nei primi giorni di gennaio del 2019, quando un gruppo di ricercatori del Dipartimento Sanitario americano si accorsero che alcuni esemplari di una mandria di cervi erano strani. Si muovevano in maniera diversa e mangiavano a dismisura rispetto al resto del gruppo. Quindi, incuriositi, la loro attenzione ricadde su di essi, notando che in alcune zone del corpo, per lo più sulla faccia, avevano gravi ipertrofie. Il team di ricerca, quindi, per non creare allarmismi, evitò di comunicare l'anomalia alla stampa. Ma questo fu inevitabile, perché da lì a poco giunsero centinaia di segnalazioni di avvistamenti di cervi zombie e, naturalmente, in poco tempo, la notizia si sparse in tutto il continente americano fino a diffondersi a livello globale. Successivamente si scoprì che gli animali contaminati dalla malattia non erano soltanto un caso isolato. Gli stati coinvolti hanno attuato severe disposizioni volte ad impedire agli esseri umani di mangiare carne di cervo infetta e quindi ridurre al minimo potenziali contagi da animale ad uomo. Sebbene quest'ultima si tratti di una possibilità assai remota, alcuni studi condotti da Mark Zabel, direttore del Colorado State University, hanno dimostrato che i pironi coinvolti nella malattia dei cervi zombie si stanno evolvendo, il che ci porta a credere che è solo una questione di tempo prima che un pirone mutato possa diffondersi anche agli umani. Immagini cosa potrebbe succedere se ciò, seppur improbabile, accadesse. Chiunque venisse contagiato dalla malattia andrebbe incontro ad un lento decadimento del sistema nervoso, e la stessa potrebbe diffondersi a macchia d'olio, e proprio come viene descritto nei romanzi, nei film, nei videogiochi, tutto ciò potrebbe sfociare in una vera e propria epidemia zombie.
La cosa assurda è che mai prima nel corso della storia conosciuta è mai stato registrato un simile evento e mai così tanti casi come questi nel 2019. Negli anni 60 e 80 si trattava di pochi e sporadici casi isolati. Oggi invece i cermi zombie sono stati avvistati in più di 30 stati nel mondo. La cosa terrificante è che non si sa quanti siano realmente quelli infetti. Potrebbero essere molti di più di quanto immaginiamo. Spero che il video sia stato di tuo interesse. Voglio cogliere l'occasione per invitarti a mettere like, farmi sapere cosa ne pensi tramite un commento e se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Un saluto e alla prossima!